No, dai, ma vai a cagare. Non mi attacca, ragazzi, perché è distante. Mo che arrivo, eh! Mo arrivo! Mo arrivo! Frammento che dovevo prendere prima. Gli altrimenti poi me lo dimentico, raga. Madonna, qua ci sono percorsi, ragazzi, che non finiscono. Ah, ma dai! Stanno scalando, ragazzi, eh. La gente se ne sta andando, se ne sta andando via. Non mi lasciate, ragazzi, proprio adesso sul più bello. Ma io ho guardato tutto io, eh. Non vedo che ci siano altre strade. No, no, ma sono qua io, eh. Ma dai. Oh. Ho acceso il campanello. Dai. Perché non si toglie, raga? Riprovo, eh. Ok, mi sa che ci vuole anche in questo caso un rimbalzo di fiamma. No. Ciao, puzza di naso! Sono passato per un saluto al volo. E io ti mostro la grafica del canale. Guarda qui, guarda qui. Guarda quanto lavoro ho fatto in questo weekend. Ho migliorato un sacco di cose. Chat direttamente sul gioco, sul video, ovviamente. E poi ritornare subito alla partita. Allora, visto che questa non me la vuoi dare. Che ritorna subito bianca. Cosa diamine mi sono dimenticato, ragazzi. La forza scorre potente in me. Allora, ragazzi, da qua non se passa. Batti, muori. Muori arrostito. Esattamente, Pietro. Sempre per le ossa. Questo non fa un cazzo. Dura un secondo. Ah, vero! Ma che idiota! Sei carico? Dovrebbe rimanere un bel po' di tempo lì. E invece no. Puttanaccia della puttanaccia. Con la trial mod di Warband è possibile provare le mod? Dovessi provare te direttamente. Avendo il gioco completo non ho mai avuto la possibilità di testare la trial. Allora, ragazzi, io provo a recuperare la bomba quella là sotto. Ci deve essere un perché c'è la bomba accesa. Certo, non so a che punto la bomba possa servirmi. Un attimo, che voglio prima controllare nuovamente qui. Che non vorrei. Questo è stato azionato. No. Allora, ci vuole un po' di intuito. Un po' di intuito. Perché io da questo lato ancora non ci sono entrato.
Eccolo qui. Il perché. Questo non esplode normalmente. Devi accendere la miccia. Ok, forse ho capito come devo fare. Ci riprovo. No. Cesare, Fabio ti dice appunto che costa 3 euro, lo puoi prendere tranquillamente come ha fatto lui. Perché ho installato Viking Conquest ma non mi fa partire il gioco? Ah, hai installato un DLC. E ne vale la pena, senza contare che le mod di Warband girano a Dio. Non ho avuto mai problemi. Se ti piace il trono di spade ti consiglio un paio di mod a tema che sono ottime. Io gioco alla ACO ACOC, che sarebbe la Age of the King, una cosa del genere. A Clash of King, se non sbaglio. Sparo boiate io, ragazzi, però a Clash of King dovrebbe essere. Io gliene piazzo un'altra. Così non esplodono. Se non accendi le fiamme, non esplodono. Quindi io per far accendere queste fiamme, come cavolo faccio? Allora, devo provare a trovare una fonte. Pietro! Mio mentore! Cazzo faccio? A me adesso la moto di Got. Se ci fosse anche in Italia era meglio. Piazzo in un botto vicino al raggio di fuoco. Al raggio di fuoco. E già ce ne sono tre. Non esplodono. Queste non esplodono. Con le mazzate non esplodono. Sono inerti. Madonna. Qui non c'è fuoco. Allora, c'è un motivo perché sta cosa è qui. Allora, io faccio così. Forse mi viene un'idea, ragazzi, ma mi sembra una stupidaggine. Però io ci provo. Ci provo, ragazzi. Mi sembra però che potrebbe essere fattibile. Una catena di bombe fino alla... fino all'obiettivo. Fino a qui. Ok. Dai, che un po' di intuito, un po' di materia grigia c'è qui dentro. Allora, ho visto su PS4, anch'io ce l'ho play, però per PC le mod è tutta un'altra cosa. Ormai batti Cesare, aspetta a barre, non gli conviene. Pietro, intendevo che questo raggio invece di quello della bomba. Invece intendevo quello della bombs. Vabbè, l'importante è che ho trovato la via, la via. Dovrebbe far diminuire il flusso di lava. Anzi, ecco. Ora abbiamo le due spade che mi servivano. E arrivano i stronzoni. Bravo, vieni tu, vieni. Così ti muori.
No, così cado giù. Maledizione. Devo tornare su, devo tornare su. Dai, veloce. Dai, dai. Shoo. Ok, quindi. Per farle funzionare entrambe, come cazzo le becco entrambe? Una. Ok. Fatta, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Grande sacrificio. Fabio dice che a Cesar che ha preso Warband perché avendo un computer di Keckle. È l'unica soluzione che aveva. Aria completata, ragazzi. Ok. Andiamo a piazzare la prima spadina. A lei, signora. Adesso mi servono le altre due. E la prima ce l'abbiamo, ragazzi. Andiamo a salvare. E ok. La prima era lì. La seconda è qua sopra. Sfruttiamo l'orbs per salire. E qui iniziamo bene. Un calderone pieno di fuoco. Ovviamente da fare saltare in aria obbligatoriamente. Ce n'è un altro più avanti. Ok. La funivia è libera. Allora, non ci resta altro che saltare là sopra, anche se qui ci sono delle vie che dobbiamo aprire, assolutamente. Ok, prima azioniamo qui, vediamo dove mi portano. Madonna, ma già arrivate così voi! E io me le pappo tutte in faccia. Sì, andiamo un po' più là. Non cadere! Non cadere! Ma porca miseria! Ha un'elasticità sto tizio da fare invidia a un bradipo australiano. E allora, lì si muore. Io ci posso anche provare, ragazzi. Fare così. E così, ma non ci arriverò né ora né mai. Quindi proviamo con lei. Sto salendo in alto. Ok. Dovrebbe darmi la possibilità di arrivare dall'altro lato. Stessa cosa con questa. Vediamo dove mi porta questa. Ok,
Mi sa che dovevo salire prima. Ah, gliela puoi mandare indietro. No, mi sa che stavolta muoio. Vieni qua, tesoro, vieni qua. Dai, dai, dai. Stavolta sono fregato. È tosta questa, ragazzi. Devi capire un po' come fare alzare gli zebedei qua volanti. Che poi il trucco era tornare leggermente indietro e raggiungevi la parte più alta. Poi c'è questa. Pure la musica. Poi ti dà ovviamente l'accendisigari che usi per far saltare. Uno è lì, l'altro è qui. Ci stiamo quasi quasi automatizzando, ragazzi, eh? Non ce ne sono altre? No? Penso che la più logica da attraversare è questa. Vediamo dove mi porta. Ma ciao, mi sono affacciato. Ah, mi dà lì, mi indica la via, mi indica. Ok. E sono caduto giù. Allora, quello più alto dov'era? Ero qui. Ero già nella via corretta. Pietro, che ti ridi? Che critica la cosa, eh? Allora, c'è sta lucina. No, vabbè, non può essere così facile, raga. No, non può essere così facile. Sì, l'ho visto che c'è una spada giù, ma mi sembra troppo facile. Troppo facile. Anche perché adesso come faccio? Allora, di rimbalzo al solito. Ok, ma qua devo vedere cosa c'è, però. Non lo so, ragazzi, mi dà come... Sono troppo semplice questa spada. Che dite voi, ragazzi? Poi tutto si complicherà all'inverosimile, rimpiangere quando tutto era facile.